Difficoltà sono legate alla nostra esperienza quotidiana. E per poter scaricare a terra 220 miliardi di euro, occorre anzitutto che la macchina sia più forte che mai. Quindi le risorse umane, come dicevate all'inizio, sono fondamentali. Il concorsone nazionale per il Mezzogiorno purtroppo è andato male, mancano soprattutto persone con competenze tecniche, perché si tratta di progettare queste opere e appaltarle prima del 2023, quindi abbiamo 25 mesi addirittura. Mentre i dati che noi ben conosciamo ci dicono che in Italia per realizzare un'opera da 25 milioni di euro ci vogliono 11 anni. Oltre al personale, sul quale appunto bisogna trovare dei meccanismi per un'assunzione più rapida e per avere, diciamo, certezze nel predisporre concorsi, c'è la questione poi della semplificazione. Il decreto semplificazioni non basta, le faccio degli esempi concreti, le conferenze dei servizi, no? Che sono questi tavoli con tutti gli attori di diverse competenze amministrative intorno, dovrebbero durare 90 giorni, ma questo termine viene sempre prorogato. Io ad esempio a Firenze ho aspettato un anno e mezzo per chiudere una conferenza di servizi per realizzare una linea di tranvia. I termini devono essere perentori, oppure c'è un regime di autorizzazioni troppo pesante, cioè in un centro storico occorre l'autorizzazione della soprintendenza anche per spostare un tavolino di un ristorante su una strada. Quindi anche il regime delle autorizzazioni è un regime ancora pesante. Qual è la soluzione? Applicare le direttive comunitarie sul codice degli appalti e applicare le leggi nazionali solo quando sono strettamente necessarie, altrimenti ci sono già le norme comunitarie, e non usare il codice degli appalti per contrastare la criminalità, no? Si dice che bisogna mettere nuove regole per contrastare il rischio corruzione sul PNRR. È vero il contrario: più le regole sono semplici, lineari e trasparenti, meno c'è il rischio del caos normativo e quindi della corruzione. Insomma, la corruzione non si combatte con il codice degli appalti, si combatte con il codice penale, si combatte con la cooperazione con le prefetture, le forze dell'ordine sul territorio. Quindi occorre su questo essere veramente molto più coraggiosi ed efficaci. Devo dire che l'intervento di Draghi, e concludo, a Parma, è stato tutt'altro che formale, è stato molto pieno di sostanza, un'apertura vera ai sindaci, che a questo punto mi auguro si concretizzi in norme che il governo deve assolutamente portare in fondo da qui ai prossimi mesi, altrimenti sarà davvero difficile realizzare entro il 2026, questo dice l'Europa, realizzare e rendicontare entro il Rendicontare 2026 mi sembra. 220 miliardi di opere pubbliche. Rendicontare mano a mano, tra l'altro, perché i fondi poi, no, già ritrovati sono, tra l'altro, in rapporto allo stato avanzamento lavoro in modo molto rigoroso, più ancora che al controllo delle riforme.